Buonasera telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento con le nostre news. La curva dei contagi da Covid in Piemonte si mantiene in leggera crescita. A fronte di 1741 guariti, nelle ultime 24 ore si sono ammalate 1945 persone, 200 in più rispetto ai guariti. Continua a scendere invece il numero dei ricoverati negli ospedali, ci sono 45 persone in meno nelle varie strutture del Piemonte. Invariata la situazione nelle terapie intensive, dove i ricoverati sono sempre 29, proprio come ieri. Aumentano leggermente i pazienti in isolamento domiciliare, che superano quota 42.300. 4 i decessi degli ultimi giorni, nessuno nelle ultime 24 ore, ma tutto sommato la situazione anche su questo fronte è stabile, non si registrano particolari criticità. Ed ora voltiamo pagina e ci occupiamo dell'altro tema che tiene banco in questi giorni, la guerra e le sue ripercussioni. In particolare parliamo del caro benzina e vogliamo dare la parola proprio a un benzinaio. Partendo dalla situazione grave, perché il rincaro carburante è veramente impressionante, l'abbiamo visto, siamo abbondantemente sopra i 2 euro al litro. E per voi è una situazione non facile da gestire? Assolutamente sì, sia perché costa sempre di più approvvigionarsi di prodotto, ma anche perché la clientela sta oggettivamente facendo molta più fatica nel venire a fare rifornimento. Tenga presente che il gasolio è aumentato in maniera in proporzione molto di più rispetto alla benzina, e il gasolio è quel prodotto che serve per muovere le merci, per aiutare il commercio a continuare a lavorare. Quindi oltre a noi, che siamo una categoria toccata sul vivo, tutto il mondo del commercio sta realmente facendo fatica proprio perché i costi sono insostenibili. I prezzi alle stelle sono incominciati a crescere dall'inizio dell'anno, hanno avuto un'impennata impressionante a partire da marzo di quest'anno qui, e sono dovuti probabilmente alle quotazioni del barile, che sono anch'esse schizzate alle stelle, e quindi la situazione internazionale probabilmente sta determinando un costo che però è diventato insostenibile. Un esempio per tutti può essere anche il metano, che era un prodotto che veniva venduto a 90 centesimi l'anno scorso, oggi è arrivato a 3 euro. Qualche mese fa, per erogare 30 litri spendevamo sostanzialmente 60 euro. Un gestore guadagna sui litri, quindi 3 centesimi e mezzo lordi per 30 litri fa sostanzialmente 90 centesimi. Ma venendo pagati con carte di credito, i nostri costi su questo guadagno diminuiscono perché abbiamo maggiori spese di transazioni monetarie, e quindi il cliente spende di più, ma noi guadagniamo sempre sugli stessi litri, che sono 30. In questi giorni abbiamo fatto partire una lettera in cui chiediamo ai parlamentari piemontesi, ed è stata poi diffusa a tutti i parlamentari d'Italia, in cui chiediamo manifestiamo le nostre situazioni e le nostre istanze, dato che riteniamo che in questo periodo ci sia una forma di disattenzione, o comunque non vediamo grandi movimenti per cercare di calmierare il prezzo e controllare il prezzo e fare interventi, abbiamo deciso da lunedì 14 a livello nazionale la notte di spegnere l'illuminazione dei nostri impianti, tenendo accesi i self ovviamente per garantire il rifornimento e i servizi anche pubblici ed essenziali, però certo vogliamo manifestare il nostro disagio e contenere anche i costi, perché le bollette della luce sono schizzate e triplicate ancor prima che scoppiasse il problema guerra. Cambiamo argomento e parliamo dell'iniziativa Fatti Vedere. La parola al dottor Alessandro Vitale. Anche quest'anno Fondazione Umberto Veronesi torna nelle scuole, torna con il progetto Fatti Vedere, torna per portare avanti una delle sue due anime, che è quella dedicata alla divulgazione scientifica. La prima è quella ovviamente della raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori, e la seconda è appunto quella dedicata alla divulgazione, per far sì che quelle che sono le scoperte più nuove, quelle più recenti, ma anche quelle già consolidate, possano veramente diventare un patrimonio di tutti, per fare scelte consapevoli per quanto riguarda la salute. Ed è per questo che anche quest'anno incontreremo più di 4.000 studenti per il progetto Fatti Vedere, è un progetto che ovviamente porta avanti il nostro impegno per quanto riguarda la prevenzione oncologica,
parla agli adolescenti, prova a raccontare cosa sono le patologie oncologiche anche in questa fascia di età così importante, così particolare, dove non è facile accorgersi dei cambiamenti che riguardano il proprio corpo, dove non è facile parlarne con i propri genitori, con degli amici o con un medico, perché possono sorgere ritrosie o vergogne, ma è altrettanto importante conoscere quello che accade al nostro corpo. Per fare questo ringraziamo ovviamente la delegazione di Novara, di Fondazione Umberto Veronesi, il cui instancabile lavoro ci permette anche quest'anno di essere sul campo a parlare con i ragazzi. E quindi che dirvi, ci vediamo presto e fategli vedere. Ed ora parliamo del Novara Libro Festival, sentiamo. Novara Libro Festival può godere di più sedi di incontro, confronto e crescita. Il prossimo laboratorio sarà nella sede del Prisma. Sì, abbiamo creato una specie di sinergia insieme a altre realtà del territorio, quindi un'associazione artistico-culturale e due cooperative. E sono state accolte veramente con entusiasmo, soprattutto perché ci conosciamo da tanti anni, quindi si può vincere anche facile grazie all'amicizia. E al Prisma porteremo, dopo il laboratorio dell'esplosione di colori, della carta marmorizzata, anche lì siamo andati in sold out proprio in maniera esplosiva con molti giorni d'anticipo, ci porteremo sabato 19 marzo dalle 15 alle 18 per passare un bel sabato insieme legando dei libri e quindi creando anche un modo per stare insieme, per dimenticare tutto questo periodo, ma soprattutto cucendo insieme dei libri, quindi aspettiamo il nostro pubblico. Invece nella sede di Gerico in via Ansaldi si torna poi il 2 aprile. Il 2 aprile invece con Ma guarda che bel tipo, che è inteso come carattere mobile, in questo caso qui abbiamo scelto dei titoli molto accattivanti, un po' pubblicitari lo ammetto, però molto accattivanti proprio perché faremo questo laboratorio di tipografia. Gli utenti abbiamo di tutto, dai bambini fino ad arrivare alle persone appunto al triventenne, al giovane adulto che si vuole cimentare e soprattutto qualche nostalgico che ha lavorato nel settore, quindi questo veramente ci fa molto piacere. Ed ora a Borgosesia, gli studenti del liceo Ferrari si sono distinti in una competizione nazionale che ora li porterà a Cork, in Irlanda. Sei studenti del liceo Ferrari di Borgosesia volano in Irlanda per il progetto Parlamento Europeo Giovani. Leonardo Tambone, Michele Regge, Fabio Mei, Sara Roncarolo, Giulia Vitali e Denis Zerbini sono infatti sei studenti del liceo Ferrari che si sono qualificati al concorso del Parlamento Europeo Giovani, tra tutti i 61 gruppi di studenti che hanno partecipato da tutta Italia. L'associazione Parlamento Europeo Giovani è nata con lo scopo non solo di diffondere la conoscenza delle istituzioni europee, ma anche di costruire l'idea di identità e appartenenza alla realtà europea nei giovani dei vari stati membri. I ragazzi che partecipano alle numerose iniziative imparano a conoscersi e lavorare insieme nel rispetto reciproco delle caratteristiche di ognuno. Il progetto consiste nella partecipazione alla preselezione nazionale volta a individuare le scuole partecipanti alle selezioni nazionali del Parlamento Europeo Giovani. I gruppi di partecipanti hanno dovuto stendere una relazione in lingua inglese su un argomento di attualità come la crisi umanitaria in Afghanistan. Gli allievi del liceo Ferrari sono risultati vincitori, quindi potranno partecipare a un congresso di 5 giorni a Cork in Irlanda nel mese di aprile. In questa occasione studenti provenienti da ogni parte d'Italia ed Europa si confronteranno su temi di politica internazionale, elaborando proposte concrete e dibattendole nel corso di un'assemblea strutturata sul modello dell'assemblea plenaria del Parlamento Europeo. Ed ora nel Borgo Manerese, a Gargallo, per i nuovi murales. Che meraviglia questi vestiti, questi costumi, ci fanno andare indietro un pochettino con la memoria indietro nel tempo. Qui c'è un pezzo di storia, ma l'altro pezzo di storia l'avremo tra poco anche sui muri di Gargallo. Sì, la storia si ripete, la storia va riscritta anche attraverso i colori, quindi noi quello che stiamo facendo da anni è portare nei comuni che visitiamo e che ci chiamano la riproposizione di un passato che non va dimenticato. Qui a Gargallo devo dire ci sono due momenti importanti, i fornaciai e i calzaturieri, quindi non si poteva uscire da questo tema con i due muri che andremo a realizzare. Quindi un grande risultato quello di Gargallo,
che diventa in questo modo il sesto paese dipinto della provincia di Novara. Citiamoli: Legrodorta, Pogno, Armeno, Mezzomerico e poi Gargallo, e ultimo che si è unito nei giorni scorsi, dove andremo probabilmente a fare qualche sopralluogo presto, è Sorriso. Quindi l'avventura continua non solo in provincia di Novara, ma presto andremo a Santià per realizzare il primo paese della musica messo al muro, con 5 splendidi bozzetti che abbiamo già presentato l'estate scorsa e che finalmente vedranno una posizione nel centro storico di Santià. Ma poi c'è Mezzana Mortigliengo in provincia di Biella, che visiteremo quanto prima con un gruppo di artisti e appassionati dell'arte, e poi ancora tante altre cose in attesa di inaugurare il reparto dell'ospedale di San Giuliano di Novara, che è stato dipinto, dove si parla di riabilitazione, qualcosa che invita a pensare bene piuttosto che pensare male quando si entra in un reparto ospedaliero. Ed ora vi parliamo di un riconoscimento speciale andato al collega Jacopo Fontaneto. Sentiamo. C'è anche Jacopo Fontaneto, critico gastronomico e giornalista agroalimentare, tra i vincitori del premio di giornalismo Raccontami l'Umbria, indetto dalla Camera di Commercio di Perugia. Un bel traguardo. Jacopo, raccontaci com'è andata. Ma è nata un po' casualmente dall'invio di un pezzo sulla pizza grassa, che è sostanzialmente una pizza al trancio che fanno a Terni, grassa perché è fatta con la pancetta, i ritagli dei salumi e una buona dose di strutto. Un prodotto che mi piace molto, l'ho mandato più che altro per fare rassegna stampa e ho vinto. Gli altri premiati sono TG2, Rai 3, New York Times, cioè la vincitrice dell'altra sezione del New York Times, che è un premio Pulitzer e sta seguendo la guerra in Ucraina. Beh, è un premio, Giovanni, che condivido con tutti, con l'emittente, con la nostra grande famiglia giornalistica, con te che sei stato uno dei pochi caporedattori, forse l'unico, di un emittente locale, privata, italiana, che al TG del sabato sera ha dato il là a uno spazio gastronomico fisso con QCAP, che ogni sabato ci divertiamo anche a mandare in onda raccontando il buono e il bello dell'Italia, del gusto, dei sapori. Abbiamo parlato anche di questa pizza grassa, di cui poi ho scritto per Repubblica, per Il Gusto, e da lì è nato il premio, ovviamente un premio che condividiamo tutti insieme nella bellissima casa di Video Novara. Congratulazioni, dove lo leggiamo il pezzo? Su repubblica.it nella sezione Il Gusto, che è il content hub del gruppo Gedi per i quotidiani, Stampa, Repubblica e tutte le testate del gruppo. Domani sera a Novara, giocoleria e acrodanza, protagonista la ribalta. Insomma, in questo spettacolo ci sarà un po' un mix di acrobatica, prevalentemente la giocoleria, e un po' di acrodanza, un po' di teatro fisico. E non vi svegliamo altro, dovete venirci a vedere. Io ho 26 anni. Tu io ho 23. 2. 22. Ok, entrambi siamo giocolieri, quindi come ha già detto prima Alice, fondamentalmente questo spettacolo faremo della giocoleria, ma ci sono anche altre tecniche che utilizziamo. E dunque, io personalmente sono anche acrobata e equilibrista. Ho iniziato un lavoro di insegnante di circo a Cuneo, la scuola di circo Fuma Kenduma, la cui faccio parte e con la quale lavoriamo più o meno con 500 bambini. È una realtà molto bella e mi piace molto, sono contento, ma parallelo a questo faccio anche l'artista e, come potete vedere, stiamo qua preparando questo spettacolo per il 12. Io come lui faccio parte della ribalta e anch'io ho iniziato con la giocoleria e adesso insegno e anche nelle scuole medie, elementari, e infatti qua alla ribalta abbiamo anche un corso di giocoleria nel caso qualcuno volesse venire a provare, e vi aspettiamo qui. Potete guardare la nostra pagina Instagram e Facebook, la Ribalta Art Group di Novara. E ricordatevi che sono tutte palle! Lo sport, Legau, Gaudenzine Fans Club Novara, domenica 6 marzo, durante il match Novara-Sestri Levante, si sono recate allo stadio vestite
esclusivamente dei colori della bandiera ucraina, con uno striscione inneggiante alla pace. Una piccola iniziativa che ha voluto rappresentare un grande segnale di vicinanza e di solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Un chiaro invito alla pace attraverso lo sport. A proposito di sport, domenica mattina a Cameri, con partenza e arrivo allo Sport Cube, si terrà l'ottava edizione dell'iniziativa Corriamo per il Kenya, camminata benefica non competitiva organizzata dall'associazione Nonno Boy. Tutti i particolari nel servizio. Dall'inizio dell'anno è ripresa fortemente l'attività di Nonno Boy, hanno iniziato Non si fermano più. Dopo la bella organizzazione della Novara Corre Rosa di sabato 5 marzo, adesso il 13 marzo siete di nuovo in pista con un'altra bellissima corsa. Stavolta il ricavato andrà ai piccoli bimbi di Kakamega, piccoli alcuni, altri ormai grandi. Sì, finalmente si riprende alla grande, per noi è una grande gioia, anche se è un grande stress comunque organizzare, però poi gli abbracci, i sorrisi e la partecipazione di tutti i nostri amici runner, camminatori è sempre bella. Non ultimo è la questione economica, che per comunque i fondi raccolti ci permettono di mantenere questi 27 bimbi che, come diceva Cristina, non sono proprio così tanto bimbi, perché ne abbiamo anche una all'università. Abbiamo Jost che sta facendo gli esami di superiori, e quindi a breve andrà anche lui all'università, e ne abbiamo tanti tanti da seguire, che tutti i giorni mangiano, tutti i giorni si vestono, tutti i giorni vanno a scuola, e quindi le spese sono tante come in qualsiasi famiglia. Per le iscrizioni come si fa? Allora, se volete fare le preiscrizioni, il mio numero di telefono è Lorenza 339-7682-575, oppure sul sito di nonnoboy.info, oppure sulla mail nonnoboy@gmail.com, oppure direttamente il giorno della gara, dal mattino alle 8 noi siamo pronti e potete iscrivervi liberamente quando volete. Questa volta partiamo dallo Sport Cube, finalmente ritorniamo in paese. I percorsi quanti sono? Saranno 3, da 9 km, 12 km e a 20 km, adatto a tutti. Per i camminatori abbiamo scelto di fare solo i 9-12 km, ma per una questione di tempistica, mentre per i runner ci sono 3 percorsi. Naturalmente dovremo rispettare le regole che ci sono in vigore in questo momento, quindi mi raccomando, Green Pass e mascherina FFP2 per i primi 500 metri ad arrivo. Continuiamo con lo sport. Venerdì e sabato scorsi la Ticinia del presidente Colognesi al Novarello ha organizzato un momento di incontro durante il quale sono stati presentati i progetti della società, in particolare il modello del Ticinia Calcio Disabili, e poi si sono svolti 2 tornei calcistici che hanno visto la presenza di diverse società calcistiche del territorio e non solo. Vediamo. E parliamo di questa bella 2 giorni a Novarello, dove abbiamo visto scendere in campo il Novara Football Club for Special e non solo, ma prima il venerdì una bella conferenza di spiegazione delle attività della Ticinia. Sì, veramente un weekend importante con degli interventi di primo piano, persone molto, molto influenti nel nostro settore. E vabbè, adesso a questo punto dobbiamo solo sperare che veramente si possa ricominciare a giocare, a fare questi campionati, come sembra che ad aprile si comincerà. Comunque è stata una bella occasione ieri sera per rivedere tanti amici e tante persone. Adesso oggi finalmente siamo sul campo, si gioca, che è quello che vogliamo fare e che dobbiamo fare. Ed è bello vedere comunque come il modello Ticinia sia preso ad esempio anche da altre società che stanno incominciando in questo cammino. Sì, Daniele, al quale va quasi tutto il merito di questo modello, perché comunque lui è una persona che si sta impegnando tantissimo, ci mette veramente l'anima in tutto quello che fa ed è giustamente seguito da altre realtà. Adesso appunto si sono avvicinate noi Varazze, San Pellegrino Terme, cioè, diciamo tutti i posti dove andiamo a giocare portiamo a casa dei consensi e portiamo a casa delle persone che ci seguono e che comunque vogliono far parte del nostro progetto, ed è molto bello questo, perché comunque si allarga anche la sfera di ragazzi che possono essere coinvolti non solo qui in zona da noi ma anche in altri posti. Ed ora l'intervista ad alcuni storici giocatori del Novara For Special. Voi siete sempre presenti, da anni e anni ormai fate parte del Novara For Special.
Sì, tanti anni giochiamo sempre compagni, tutti insieme. Siete anche cresciuti tanto sportivamente, siete arrivati a degli ottimi livelli. Sì, benissimo, sì, siamo cresciuti con una bella squadra qua, sono contento. C'è la memoria della mamma della mia ragazza, che gli abbiamo fatto fare proprio il mio portiere, il miglior giocatore, con una scritta della sua mamma. Il torneo verrà ricordato a memoria della mia mamma, che purtroppo è scomparsa a settembre del 2019, ci ha lasciato a due giorni che poi era il suo compleanno. Avrebbe compiuto 62 anni la mia mamma. Ma la ricordiamo benissimo con questo bellissimo torneo. Certamente, io sono sicura che i ragazzi sono molto contenti di ricordare la mia mamma come la ricordo sempre io. Anche tu fai parte della Novara For Special da tanti e tanti anni. Da tanti anni facciamo parte a giocare Novara For Special. Ma non vi ho mai chiesto una cosa, com'è Daniele come allenatore? No, Daniele è bravo, è bravo. È bravissimo, Dani, allena bene con noi, allena benissimo, sono contento. Siamo contenti tutti e due. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata con i nostri programmi.